Bentornati al Forum Sostenibilità. Io sono Adriano Solidoro, Università di Milano Bicocca, e andrò a facilitare la discussione di questa interessantissima sessione dal titolo Oltre al profitto, oltre alla reputation, ridefinire e ampliare la responsabilità sociale delle imprese. E quindi la focalizzazione di questo tavolo sarà la sostenibilità, come dal titolo del forum, ma in particolare la responsabilità sociale, quindi la sostenibilità sociale. Gli ospiti che saluto e ringrazio sono Gianluca Capodimonte di Philip Morris International, Head of Environment and Occupational Health Sustainability. Grazie Gianluca di essere qui e benvenuto. Fabrizio Furbini di Enel, Head of Corporate Social Sustainability, Projects and Partnerships. Grazie Fabrizio Furbini di essere qui. E Gianluca Randazzo, Head of Sustainability, Banca Mediolanum. Anche a te Gianluca, saluti e benvenuto. Allora, prendo solo davvero un minuto per introdurre la discussione e poi vorrei invitare i nostri ospiti a raccontarci cosa è stato fatto fino ad oggi nelle vostre organizzazioni riguardo alla sostenibilità sociale e poi anche raccontarci qual è la visione per il futuro vostra e dell'organizzazione. Quindi potete raccontarci anche la vostra progettualità nell'organizzazione, cosa state investigando, oppure anche una vostra prospettiva, i vostri desiderati e speranze. Allora, sostenibilità sociale. Si parla sempre di sostenibilità nella grammatica ESG, però questa grammatica, che serve anche a misurare gli impatti di questa sostenibilità, è un po' strabica. Cioè la E di environment e ambiente è molto grande, la S è un po' più piccola, se ne parla meno. Forse perché è più difficile da misurare, forse perché l'impatto sociale richiede molto tempo e ha dei nessi casuali, causali molto complessi, forse perché l'impatto sociale è più nemico del profitto, cioè si possono fare iniziative di welfare come si fanno tante per il personale, la palestra, corsi di formazione, ma è più difficile invece creare valore condiviso con il territorio e seguire i principi di prossimità, forse per questo, o forse anche perché è più difficile semplicemente misurarlo. Ci sono un standard che vanno dai 600 ai 1000, sono un po' tanti. Cosa sono gli standard? Sono un insieme di indicatori di come misurare gli impatti delle iniziative di sostenibilità. E se vogliamo che queste iniziative legate alla responsabilità sociale di impresa non guardino solo l'aspetto reputazionale, ma siano anche valore, parte del valore e quindi parte, elemento del mercato, bisognerà trovare anche il modo di misurare questo valore. Allora, io invito il primo ospite, Gianluca, a raccontarci in 5 minuti cosa sta succedendo in Philip Morris. Immaginiamo un sacco di cose, magari cerca di raccogliere anche la mia provocazione oppure il mio suggerimento di problematizzare questo tema della sostenibilità sociale. Grazie, certo, grazie Adriano e grazie Comunicazione Italiana per l'invito. Philip Morris è in fase di trasformazione e la trasformazione è stata in qualche modo stimolata da una risposta a una problematica sociale, cioè quello dei danni legati al fumo. Abbiamo deciso di smettere di vendere le sigarette il più presto possibile. Quindi l'organizzazione si è attrezzata in un modo tale per far sì che la sostenibilità non fosse qualcosa da integrare nell'organizzazione, ma diventasse la strategia stessa, partendo dalle persone. Tradizionalmente abbiamo avuto sempre un approccio estremamente attento alle persone che lavorano con noi. Valorizzare le risorse è fondamentale perché poi sono loro che fanno la differenza. Le macchine con cui produciamo i nostri prodotti possono essere acquistate da chiunque. La qualità del prodotto, l'efficienza, la fa molto spesso il personale addetto a queste lavorazioni.
Poi, se vogliamo estendere la storia, chiaramente nasce da un prodotto che ha le sue radici nel mondo della pianta del tabacco. Quindi andare a vedere come viene coltivato, dove, in che condizioni. Da anni abbiamo programmi in campo agronomi dove diamo sostegno agli agricoltori, soprattutto nei posti più disagiati, e qui parlo di Africa, parlo di luoghi dove è più facile pensare a uno sfruttamento piuttosto che a un investimento per migliorare le condizioni di lavoro. E questi investimenti vengono fatti attraverso diversi programmi che portano know-how, insegnano come rendere più profittevole il raccolto, come farlo ruotare per modo tale da non sottrarre troppe risorse al suolo. E questo è soltanto uno dei tanti esempi che poi si aggancia allo sfruttamento del lavoro minorile, che in certi ambiti è molto frequente. Nell'agricoltura fino a qualche decennio fa, anche alle nostre latitudini, questo poteva essere un problema. Oggi fortunatamente lo vediamo diminuire e ci facciamo promotori anche di iniziative per aumentare la scolarizzazione delle persone che vivono in questi posti. Tornando un po' più vicino a quello che facciamo noi, quello che siamo in Italia, sicuramente responsabilità sociale significa anche continuare a sviluppare le competenze delle persone che lavorano con noi, renderle competitive perché così l'azienda sarà competitiva, ma anche metterle in condizione, in processi di trasformazione che potrebbero lasciare qualcuno indietro, ad essere ancora appetibili sul mercato. Quindi abbiamo programmi di lifelong learning che si dirigono un po' in tutte le direzioni, cioè darti gli strumenti per essere bravo nel tuo lavoro, portare un contributo. Nel caso in cui le condizioni cambiassero, le tue competenze non riuscissero a raggiungere un livello tale da poter continuare a essere utili, non lasciarti da solo, non lasciarti in una condizione di difficoltà a trovare un nuovo impiego. Poi è chiaro che si parla sempre di più di well-being sul posto di lavoro, e avendo questa concezione human-centric la stiamo collegando molto all'aspetto ambientale. Recentemente a Bologna abbiamo inaugurato un istituto di competenze manufatturiere dove cerchiamo di convogliare risorse dalle università, da altre aziende che sono sul territorio per fare sistema. La sostenibilità in generale, in modo particolare quella ambientale, si raggiunge se si fa squadra. Abbiamo visto oggi durante i vari interventi dovremmo abbandonare questo protezionismo aziendale. Sì, o conosco qualcosa che gli altri non sanno, però quando è il momento di fare sostenibilità bisogna parlare, bisogna aprirsi, e già comunicare è un'azione di sostenibilità. Quindi è importante in questo contesto cercare di mettere insieme i vari sistemi. Mi è piaciuta la tua metafora di dire la E è grande, poi il font della S è piccolino, poi la G vedremo. È un po' una situazione che nella mia esperienza professionale vedevo nell'EHS, no? L'environment era abbastanza grande, la sicurezza enorme perché se succede qualcosa vedi subito gli effetti negativi, la salute stava un po' a metà strada. C'è bisogno di fare questo, cioè di far diventare le tre lettere di un font il più grande possibile e omogeneizzarle, sapendo che il mondo ci guarda, le persone che lavorano in azienda ci guardano, i clienti ci guardano, le aspettative sono molto più alte. Cioè non avere questa responsabilità sociale oggi è un freno all'inclusione dell'azienda nel tessuto economico e sociale di dove si opera, ma è anche una barriera enorme ad attrarre talenti. Quindi la convenienza è, se l'azienda vuole stare nel mercato, prosperare nel futuro, deve mettersi in condizioni di poter avere il meglio, e il meglio si ottiene solo offrendo il meglio. Grazie per questo intervento. Allora mi sembra di capire che, come recita il titolo di questa sessione, oltre il profitto, oltre la reputation, c'è di nuovo il profitto, perché la responsabilità sociale d'impresa e la sostenibilità sociale può essere integrata anche nella strategia, non sono solo azioni tattiche per la reputazione o per il benessere delle persone dentro l'organizzazione, ma possono entrare anche a creare valore nel sistema produttivo. Io facevo prima questa problematizzazione del tema, perché per esempio se guardiamo nel campo assicurativo si dice sì, va bene, salvo gli alberi perché non stampo più le polizze, però poi le polizze ai malati cronici di diabete vengono fatte effettivamente? No, perché è in conflitto con il business. Quindi chiedo a
Fabrizio Furbini di Enel di raccontarci invece questo apparente conflitto che c'è tra la sostenibilità sociale e il profitto, come si supera, probabilmente creando valore condiviso. Grazie. Prego, intanto professor. Dell'invito e ringrazio anche gli amici qui con me. Allora, il tema è molto importante perché il profitto non è nemico del sociale, anzi. È chiaro che bisogna ragionare in un'ottica differente di capitalismo, no? Passare da un capitalismo a somma zero, dove io vinco, tu perdi, a un qualcosa che potrebbe essere un capitalismo a somma positiva, dove tutti, e soprattutto fare un capitalismo che è centrato sul sociale, è una forma più alta, a mio giudizio, di capitalismo. Quindi si parla, un po' per convenienza, perché adesso è diventata anche una moda, no? E c'è anche, diciamo, grandi opportunità sulla finanza sostenibile, ma si parla di profit with purpose, dove il purpose è proprio il perché l'azienda esiste, da un punto di vista di presenza nella società in cui agisce, no? E questo per noi è stato molto importante già da una decina d'anni, e siamo partiti proprio da un concetto di apertura, no? Noi abbiamo come mission Open Power, che fondamentalmente significa portare energia, nuovi usi a più gente, no? Ricordo una cosa, ci sono 800 milioni di persone che non hanno luce, e quasi 2 miliardi che l'hanno 2-3 ore al giorno. Quando parlo di progresso sostenibile, forse questa cosa la devo tenere in considerazione, perché stiamo digitalizzando tutto, poi ci tornerò, e rischi di allargare la forbice, no? Però detto questo, un'azienda ha un ruolo, ha una responsabilità. Secondo me si supera la responsabilità sociale, perché non puoi essere irresponsabile socialmente in società, ma devi lavorare a stretta connessione con tutti gli stakeholder. E noi proprio questo stiamo cercando di fare, cercando di dare un modello anche di misurazione di questi impatti su tutti gli stakeholder che interagiscono con noi, aprendoci all'innovazione e, come dire, al talento ovunque è, anche i competitor. Facciamo un sacco di azioni con i competitor e soprattutto portando la sostenibilità non come una donna o come una leva per la reputazione. C'è anche quell'aspetto, perché la sostenibilità, il valore che crea è anche sull'aspetto reputazionale, ma è sull'aspetto di efficienza, è sulla la possibilità di avere accesso a finanziamenti, ma soprattutto, secondo me, la parte di integrare nella strategia ti cambia proprio l'approccio, perché è una questione di tempo. Io inizio a ragionare sul lungo termine. Questo è un po' in conflitto, infatti quando noi abbiamo iniziato a parlare di queste cose gli investitori ci guardavano un po' strani, perché loro sono short term, no? Però il concetto è che se tu vuoi stare sul business per tanto tempo, non puoi non guardare alla creazione di valore condiviso con tutti gli stakeholder nel lungo termine. Anche perché, in maniera magari un po' grezza, ma se io sono in un territorio e faccio in modo che questo territorio cresca, non si sviluppi, ma progredisca, quindi è una questione non solo di mezzi economici, ma anche di cultura, come dire, che cresce, c'è più possibilità magari di risolvere problemi sociali creando offerte di business. E noi lo facciamo in tantissimi territori, vi dico, facciamo più di 2.400 progetti, 1.600 posti, e creiamo una relazione di fiducia che poi ci porta, no, a creare una relazione di lungo termine, basata sulla fiducia, e evitare quindi il conflitto. Questa cosa si integra nella strategia, se no non funziona. E noi abbiamo il 95% degli investimenti, che sono circa 210 billions in 10 anni, tutti dedicati a 4 SDGs, il 7, il 9, l'11 e il 13, quindi elettrificazione, decarbonizzazione, infrastrutture e città, proprio perché è il nostro business la sostenibilità. Okay? Questa cosa deve essere anche misurata. Devono svilupparsi dei processi, devono svilupparsi dei tool di analisi del contesto, di ingaggio degli stakeholder locali, a tutti i livelli, ma soprattutto locali, e un'azione di co-design della soluzione che tu vai a fare, perché un impianto rinnovabile, anche se è rinnovabile, sta 30-40 anni nel territorio. E questo ci ha portato, con un'evoluzione rapida, a sviluppare un modello che si chiama Enel Stake Up, che vi invito magari a visitare, perché c'è una bellissima piattaforma interattiva, dove noi misuriamo, usando tutti gli standard SBEI, GRI, ma li abbiamo trasformati in indicatori di valore creato per gli stakeholder, tutti gli stakeholder. E questo è un po' quello che ci guida. Quindi, per tornare alla tua domanda, credo che sia quasi superato parlare di responsabilità sociale di un'impresa, no? Cioè, dobbiamo parlare di un'impresa che rispetta i diritti umani, ha una governance, diciamo, robusta, ha
impatti sociali che sa misurare e cerca di decarbonizzare il più possibile, quindi minimizzare il proprio impatto sul clima. E questo non lo puoi fare da solo, lo devi fare con tutti quelli che ci stanno. Benissimo, grazie. E poi Fabrizio avrà modo di raccontarci anche quello che sta andando avanti. Ci hai già fatto accenno a iniziative molto interessanti, ma sono convinto che nel futuro ne riservi altrettante interessanti. Gianluca Randazzo, Head of Sustainability Banca Mediolanum, quindi la voce qui del mondo bancario e della finanza. Sentire parlare di nuovo capitalismo, di impatti a lungo termine, di investimenti, di attenzione a tutti gli stakeholder, di un cambio culturale, ecco, dal punto di vista finanziario è sostenibile? Allora, intanto ringrazio l'organizzazione per averci invitato e chi ha parlato prima di me in questo panel e nei panel precedenti, in particolare in questo panel perché sono state trattate tematiche che rispondono già alla tua domanda, no? Io rappresento la sostenibilità di una banca, non del sistema bancario, e questo lo dico perché non voglio prendere distanza dal sistema bancario, ma la tematica è importante. Ecco, io credo che il sistema bancario debba assolutamente muoversi in questa direzione. Credo che la regolamentazione europea ci stia spingendo giustamente e fortunatamente in questa direzione, e vedo in tanti compagni di viaggio del sistema bancario impegno in questa direzione. Per quanto riguarda Mediolanum, ti vorrei dire che lo stimolo nasce con la nascita dell'azienda, perché il nostro fondatore, che poi insomma, la famiglia che è azionista di maggioranza di Banca Mediolanum, ha fondato Programma Italia, che poi è diventata Banca Mediolanum, ha avuto sempre a cuore la questione sociale, la questione della sostenibilità. Allora non si chiamava neanche sostenibilità, ma il concetto era una banca di persone per le persone. E vorrei dire che non può essere diversamente, anche se poi in realtà abbiamo visto quello che insomma, è successo nel mondo finanziario. Ecco, io oggi credo che quando domandi oltre il profitto, io credo che questo debba essere profitto. A volte ci siamo domandati se definire finanza sociale, finanza responsabile, finanza sostenibile sia giusto, no? Perché quindi dall'altro ti crea la domanda, quindi c'è una finanza non responsabile? Sì. C'è una finanza non sostenibile? Sì. Ma possiamo veramente credere e sostenere che questa cosa debba andare avanti? Noi crediamo che la relazione con i clienti e sostenere e lavorare con tutte le parti, quindi con tutti gli stakeholder, responsabilmente sia necessario. E ripeto, i casi evidenti di azione in questo senso sono davanti ai nostri occhi, no? Noi oggi ricorrono, mi pare, 14 anni dal crack Lehman, e insomma, se pensiamo al crack Lehman non possiamo pensare a un sistema finanziario responsabile. Eppure in quelle occasioni ci sono anche banche responsabili, e evidentemente sto parlando di noi. I nostri clienti non hanno perso un euro col crack Lehman, sebbene il contratto prevedesse, no, che fallendo fosse in carico al cliente la responsabilità della perdita. Però i nostri azionisti di maggioranza, fedeli alla volontà di essere costruiti intorno a te, si sono presi in carico il debito, si sono presi in carico la perdita, e i nostri clienti non hanno perso un euro. Nello stesso periodo abbiamo abbassato il tasso per i nostri clienti dei mutui. Ricorderete la crisi dei mutui subprime, per non far pesare quella situazione. E lo stesso è successo con Covid, adesso succederà qualcosa di simile. Insomma, il concetto è che la finanza, o meglio, che le persone che lavorano in azienda e lavorano nelle banche devono prendere responsabilità in questo senso. E questo nella relazione specifica con i clienti,
Poi però le banche hanno un ruolo sociale e allora anche nell'inclusione finanziaria, anche nei confronti delle persone non bancabili, quindi diciamo meno interessanti dal punto di vista di profittabilità, bisogna prendersi cura di loro, no? E anche in questo senso è necessario porre azioni in essere per evitare l'usura e quindi aiutare con il credito anche queste persone. Queste sono azioni sociali, iniziative fondamentali che le banche mettono in atto e che noi ovviamente mettiamo in atto. Grazie. Sentirvi parlare mi fa pensare, anzi mi conferma ancora di più, quanto le organizzazioni e le imprese siano un attore fondamentale non solo nella diffusione di pratiche di sostenibilità, ma anche di un cambiamento culturale in corso, e davvero credo a questa cosa. Quindi proprio per questo motivo vi chiedo quale avete visione per il futuro dal punto di vista dell'organizzazione, ma anche se volete aggiungere qualche vostra speranza. Inizierei da sparigliamo un po' le carte. Iniziamo da Gianluca Randazzo e quindi cambiamo l'ordine di intervento. Allora, ci sono due aspetti rispetto a questo tema su cui dobbiamo lavorare. Il primo è la disponibilità delle informazioni. Oggi per noi, quando parliamo di finanza sostenibile, significa investire in aziende che si comportano in modo sostenibile, no? E quindi come facciamo a saperlo? Grazie alle dichiarazioni non finanziarie, grazie ai bilanci, grazie alle informazioni pubbliche. Se però queste informazioni pubbliche sono dubbie e se queste informazioni pubbliche diventano pubbliche con un ritardo, l'investitore non è certo dove investe i propri soldi. Quindi la gestione delle informazioni è sicuramente, la gestione dei dati è sicuramente un tema centrale importantissimo per garantire quella sicurezza al cliente che vuole investire. Poi, fortunatamente, ripeto e sottolineo, la Commissione europea sta lavorando alacremente per darci delle regole. Capisco la complessità delle regole, per noi è complesso anche comprenderle e metterle in atto, ma è importantissimo lavorare insieme ed è quello che stiamo facendo. Questo è un lato. Dall'altro lato, responsabilmente, le aziende e le banche si devono muovere nella direzione di creare cultura. Oggi parlavo con dei colleghi a pranzo e consideravamo, no, il tema dell'educazione finanziaria. In Italia il tema dell'educazione finanziaria è sicuramente un problema. Noi dobbiamo lavorare per far crescere la consapevolezza delle persone del come meglio utilizzare le risorse, sia per le nuove generazioni, sia per le generazioni non più nuove. E consentimi due parole in questo senso. È importante perché la classe sociale italiana è veramente eterogenea e quindi abbiamo dal migrante alle persone che vivono in Italia da generazioni, ma che tutte entrano nel sistema economico nostro e quindi dobbiamo aiutarle al meglio per non essere, se vogliamo vederla da una prospettiva un po' egoistica, per non essere un problema per l'economia stessa, no? E quindi aiutarle e aiutare i ragazzi. Noi con una nostra iniziativa che si chiama Flowy, che è un istituto di moneta elettronica, facciamo proprio questo. Flowy nasce nel Dipartimento Innovazione e Sostenibilità che riporta all'amministratore delegato, giusto per dare un'idea della strategia di Mediolanum. Ecco, Flowy nasce con l'idea di far comprendere ai ragazzi, alle nuove generazioni, come utilizzare il risparmio. Quindi video che ti aiutano ad utilizzare il risparmio, a comprendere che devi farti un budget, che le spese non devono essere superiori alle entrate. Banalità. Però vi assicuro che guardando i flussi di spesa dei risparmiatori non è una banalità. Oggi ci sono tantissime persone che spendono più, molto di più di quello che guadagnano, pensando alla rateizzazione, no? E quindi queste basi di educazione sono importantissime. Ecco, poi Flowy ha integrato anche la sostenibilità ambientale, quindi non solo fa questo, pianta alberi, dà lavoro alle associazioni no profit che gestiscono questi alberi perché sono alberi da frutto e così via. E quindi questo giusto per capire che in fondo la sostenibilità è un ecosistema nella quale si può guadagnare tutti, si può vivere tutti. Ora, credo che la comprensione di quello che abbiamo detto prima, la competizione, cioè lavorare insieme ai competitor
per crescere insieme sia la strada. La soluzione, vita mea, morte tua, non è più la strada. Siamo andati a sbattere contro un muro, ci dobbiamo rendere conto che dobbiamo lavorare insieme. Grazie. Benissimo, grazie. Chiedo di intervenire a Fabrizio Furbini, che è Enel, ricordo, l'organizzazione. Quindi qual è la visione del futuro di Enel e la tua? Allora, di Enel abbastanza complessa ma anche semplice, nel senso noi abbiamo un piano industriale molto facile, decarbonizziamo attraverso l'elettrificazione, creiamo infrastrutture e innovazione e abilitiamo, come dire, un nuovo modo di relazionarsi con il cliente, basato su questo. Cioè capire chi è il cliente di fronte a me, quindi in una logica di platformization, scusate la parola non proprio agevole, però per capirci, e che mi permette di capire qual è il bisogno di questa persona, perché le persone sono diverse. Cioè un dollaro in Costa Rica non è un dollaro in Italia, la situazione della donna in una zona rurale della Colombia non è, quindi io devo assolutamente adattarmi, no, alla realtà. Quindi noi, per noi questa è una grande opportunità, tanto che io cito sempre Porter e Kramer, che sono un po' i padri fondatori della Shared Value, e dicono il più grande mercato è quello non servito, non underserved o unserved, cioè o non servito o servito male, tipico, no, dell'energia, ma tutti i bisogni sociali sono in questa situazione. Quindi le opportunità sono tante, se si fa quello che diceva prima Gianluca, cioè lavorare tutti insieme, perché a somma positiva diventa veramente, no? Il tema è, faccio un caso di un progetto, si chiama Valuability, Value for Disability. Noi abbiamo iniziato a capire la condizione dei nostri colleghi con disabilità nel mondo, per capire quali potevano essere delle migliorie in termini di well-being. Abbiamo scoperto un mondo di tecnologie assistive, di come le capacità si possono amplificare in un ambiente, no? E questa cosa ci ha portato a capire, vi faccio una cosa che è provocatoria, esistono più prodotti per l'abbigliamento dei pet, degli animali, che prodotti pensati in un'ottica di design for all, dove non è io faccio il prodotto per la persona disabile, io faccio un prodotto usabile, accessibile, inclusivo, e che mi permette, avendo questa visione, no, di profilo, di diversità, di rispetto di quella, e di disegno della sua esigenza, di rispondere ai suoi bisogni, ma di creare per me profitto. E questo io ho speranza, perché questo movimento, ancora molte volte io chiamo la sostenibilità scherzando il new black, no? Tutti adesso parlano di sostenibilità, però è importante parlarne, è importante che la cultura sempre più sia diffusa, che si guardi soprattutto anche all'aspetto sociale, perché l'ambiente è fondamentale, la lotta al climate change, ma parliamo di uomini, noi agiamo come uomini, la natura ci supera, cioè ci sopravvive, ok? E quindi il tema è sicuramente lavorare così. Noi abbiamo preso un impegno e gli investitori ci rispondono. Noi abbiamo lanciato nel 2019 il primo SDG Linked Bond, che fondamentalmente significa veniamo misurati dagli investitori e dalla finanza sui nostri risultati di sostenibilità. Quindi questo sicuramente è un tema, uno standard o un minimo di standard, in maniera tale che quell'informazione di cui parlava prima Gianluca, ma anche prima l'altro Gianluca, cioè il fatto che il dato sia vero, che sia affidabile, ci sia trasparenza, è fondamentale. E in questo, e chiudo, è un mondo che io adesso sto iniziando a affrontare, perché sto cambiando lavoro e sono diventato responsabile della sostenibilità digitale in Enel, è un tema questo dei dati, delle tecnologie, che ha quella doppia valenza, no? La tecnologia può essere apocalittico integrato, ma forse avere quel giusto equilibrio diventa un driver, non un enabler, no? E con due anime, il digitale in sé sostenibile, cioè emissioni, non energivori, le donne in STEM, no? Sempre per tornare a quel discorso ESG. E che cosa può fare la sostenibilità per il digitale per la sostenibilità e per il raggiungimento degli obiettivi SDGs? Allora, vi lascio con questa domanda e magari qualche altra volta approfondiremo, ma è un mondo che dovrà esplodere, sta esplodendo e ancora non c'è quella maturità che sicuramente questi discorsi comuni possono aiutare, però lo standard e una cultura e una comprensione di questi aspetti è fondamentale. Grazie, anche perché qui è vero che si è fatto molto per la sostenibilità, la narrazione ha vinto la partita, cioè le organizzazioni, le persone riconoscono
l'importanza della sostenibilità. Adesso siamo però in un momento in cui c'è un altro pezzo di partita, il secondo tempo, e bisogna vedere che significato diamo a sostenibilità, se è qualche cosa di davvero trasformativo, e quello che state raccontando voi sembrerebbe di sì, oppure qualcosa di meramente tattico e reputazionale. Allora, Gianluca Capodimonte, il futuro, cosa ci riserva il futuro? Philip Morris, qual è la tua visione? Allora, ho esordito dicendo che vogliamo smettere di vendere le sigarette, quindi che cosa venderete? Il 99% dei fondi che investiamo in ricerca e sviluppo vanno su prodotti che sono legati ad alternative alla sigaretta tradizionale. Continueremo su quello. Ci fai qualche anticipazione, perché il tema è molto molto interessante. Il mondo del tabacco riscaldato, abbiamo fatto acquisizioni anche in settori affini, quindi c'è molto know-how che stiamo portando a casa. È importante per noi anche l'informazione, perché nel nostro settore è molto difficile comunicare, quindi anche comunicare che esistono alternative, se non si riesce a smettere di fumare per i fumatori adulti, è un problema. È un problema perché si manca un'opportunità e non è soltanto legato al discorso del business. Dall'altro lato stiamo continuando a lavorare per mantenere tutte le promesse che facciamo in pubblico, nel senso abbiamo un integrated report dove abbiamo spiegato la nostra roadmap e prevede tantissimi, diciamo, traguardi importanti, iniziando con la parte manufatturiera che sarà carbon neutral a partire dal 2025. Abbiamo già quest'anno 16 fabbriche che hanno impatto zero, avremo tutta la Philip Morris, quindi considerando tutte le sue divisioni carbon neutral entro il 2040. Abbiamo l'obiettivo di essere net positive, quindi dare alla società più di quello che prendiamo. E questo viene fatto attraverso una società che si è completamente riorganizzata. Le funzioni di sostenibilità stanno proliferando in tutti gli ambiti, partendo dalla parte legata al mondo dell'agricoltura, nella supply chain, chiaramente in settori che storicamente se ne sono sempre occupati, come i settori HS, che anche noi abbiamo cambiato nome, ma non soltanto per un effetto cosmetico. E fondamentalmente c'è anche un elemento di educazione, awareness, che è sia interno che esterno. Esterno, un esempio, sono anni che siamo certificati e stiamo certificando tutti i nostri manufacturing center Alliance for Water Stewardship, che ha un impatto nella comunità locale riguardo all'utilizzo responsabile dell'acqua. Chiaramente per andare a fare stewardship devi essere bravo, non vado a insegnare una cosa di cui non conosco i contenuti o come si fa. Quindi questo porta chiaramente l'organizzazione a sbilanciarsi, ad aprirsi, andare oltre quelli che sono i nostri ambiti territoriali, con la genuina intenzione di fare meglio, di fare bene. Benissimo, concludiamo, grazie a tutti voi, sono venuto fuori delle cose molto interessanti, il tempo è ristretto, ma credo che avremo altre opportunità in futuro, me lo auguro. Concludiamo con un gioco velocissimo, una parola per il futuro. Abbiamo avuto il periodo resilienza per ovvi e tristi motivi, abbiamo adesso well-being, se ne parla molto. Qual è una parola per il futuro? Insieme, direi insieme. Insieme. Fabrizio? Sono indeciso tra antifragilità, che è il superamento della resilienza, cioè prendo una botta, non ritorno come prima ma miglioro. E innovability, che è la crasi di innovation e sustainability, che è come si chiama l'area dove lavoro da 8-9 anni, che è diretto di porto e che è stata inventata dal nostro direttore Ernesto Ciorra, proprio per far, come dire. Le accettiamo entrambe, prendiamole due per buone. Gianluca Randazzo. Allora, una mia, Michele, che è mio figlio, e l'altra, visto che ha parlato di innovability, io dico human innovability, così. Bella, questa me la segno. Human innovability mette l'innovability che ci ha ispirato, per cui Ernesto, il padre di questa parola, abbiamo pensato di metterla human davanti per la human centricity, e quindi human centricity, innovation and sustainability together. Benissimo, grazie, le apprendiamo tutte. Aggiungo la mia, che è molto semplice, condivisione, perché condividendo vedete bene fuori conoscenza e speranza per il futuro. Grazie ancora.